SCP-030 è confinato al sito 62 con un grado di sicurezza speciale, classe F, che gli consente l'accesso a tutti i laboratori di ricerca non sicuri, alle strutture di registrazione e alle aree comuni sociali, mense, dormitori, palestre. Se accompagnato da almeno un addetto del personale di classe 1 o superiore. Con il consenso scritto di un addetto di livello 4, a SCP-030 può essere consentito l'accesso temporaneo ai laboratori di ricerca sicuri o alle strutture di contenimento degli SCP di classe Euclid, per agire come assistente di ricerca sotto la diretta supervisione di uno staff addetto al laboratorio. SCP-030 è stato dotato di un dispositivo di tracciamento così che la sua posizione all'interno del sito 62 possa essere determinata con precisione in qualsiasi momento. Il software di tracking è stato installato su tutti i computer dello staff di classe 3 superiore. SCP-030 fu scoperto il 12 giugno nel suolo del cimitero della chiesa nel distretto Mortlake di Londra. Era stato sepolto in una tomba anonima ad approssimativamente 2,7 metri di profondità, contenuto in un sarcofago di pietra di piccole dimensioni. Il sarcofago non portava alcun segno e si credeva che fosse quello di un infante defunto. Il coperchio del sarcofago fu scheggiato da uno storico locale poco attento durante lo scavo, esponendo così SCP-030 alla luce del giorno. Dopo essere stato colpito dai raggi del sole, SCP-030 si risvegliò dal suo stato inerte, ad uno stato di lieve attività nel giro di pochi secondi, esclamando semplicemente «Buon pomeriggio!». Fu convocato un membro della fondazione delle forze di ricognizione del Greater London in poche ore, che prese il campione in custodia senza che vi si opponesse resistenza. SCP-030 appare come un umano senza capelli, asessuato, dalla carnagione grigia ed è alto 71 cm. I suoi occhi azzurri sono solidi, non hanno iridi o pupille e sembrano piuttosto due zaffiri di piccolo taglio. SCP-030 possiede una voce vagamente maschile con uno spiccato accento inglese ed è in grado di conversare, leggere e scrivere in greco antico, latino, italiano, inglese, spagnolo e portoghese, oltre ad altre due lingue che non sono state identificate, malgrado SCP-030 insista sul fatto che dovrebbero essere di conoscenza comune. SCP-030 tiene regolarmente dei seminari su tali lingue per lo staff del sito 62. SCP-030 ha inoltre dimostrato di possedere conoscenze di fisica, chimica, astronomia, matematica ed orticoltura ad un livello post-laurea. SCP-030 rimane attivo fin tanto che una fonte di luce equivalente alla fiamma di una candela si trovi ad almeno 1,5 metri. In assenza di luce, SCP-030 diventa inerte, sembra perdere apparentemente coscienza e non mostra segni evidenti di vita. Entro 5-10 secondi dalla riesposizione di luce, SCP-030 si attiva di nuovo e sembra essersi svegliato da un sonnellino, a prescindere da quanto sia stato lungo il periodo di inattività. SCP-030 non sembra richiedere tali periodi di inattività come farebbe un essere umano per il sonno, preferendo rimanere attivo fin tanto che vi è un umano a cui può essere utile. Anche se la sua struttura sembra essere composta per la maggior parte da argilla proveniente dal suolo inglese, nei campionati prelevati sono state trovate anche tracce di mandragora, lisciva, mercurio e sangue umano. SCP-030 ha detto che un intervento chirurgico esplorativo completo per determinare il suo funzionamento porrebbe senza dubbio fine alla sua esistenza e non fornirebbe ulteriori risposte. SCP-030 sembra non necessitare di sostentamento e non produce rifiuti, anche se di tanto in tanto richiede di fare un bagno. Quando gli è stato chiesto circa le sue origini, lui ha risposto dicendo che gli è stato chiesto di dimenticare quella parte di informazioni, ma offre un'abile assistenza e comprende qualsiasi problema sul quale si concentra. A
ha negato qualsiasi conoscenza precedente circa gli altri SCP contenuti in loco ed ha cortesemente rifiutato di entrare in qualsiasi camera di contenimento SCP senza un sufficiente accompagnamento di addetti alla sicurezza umani. Ad oggi, SCP-030 è stato implicato in non meno di 6.000 ore di assistenza alla ricerca del sito 62 per lo staff tra i diversi dipartimenti e comandi. Nonostante la possibilità, SCP-030 non ha mostrato alcun desiderio di voler uscire dai confini del sito 62, affermando regolarmente: «C'è parecchio con cui aiutarvi da queste parti, grazie». All'entità identificata come SCP-030 viene concesso il provvisorio accesso di sicurezza di livello F, che può essere revocato in qualsiasi momento dallo staff amministrativo di livello 4 superiore. Sistema di tracking installato. SCP-030 afferma che ci sia un malfunzionamento con il suo sistema di tracking. Le riparazioni sono state completate entro le 6 ore. SCP-030 si è offerto di aiutare, ma la richiesta è stata rifiutata per motivi di sicurezza. SCP-030 ha completato il seminario di 18 settimane circa il linguaggio conosciuto Alpha. 5 ricercatori del personale vengono considerati scorrevoli circa il linguaggio. Lessicografia trasmessa a O5. SCP-030 ha richiesto sostanze di uno spazio del laboratorio per la ricerca indipendente, in attesa di approvazione.